Il programma è offerto da azienda leader nel settore Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio presenta Pink, la voce della motivazione, del supporto e dell'ispirazione all'azione. Empatia, ascolto e dialogo per sostenere donne che inseguono piccoli e grandi sogni. Pink, un programma di Olimpia Di Domenico. Articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Eppure, ad oggi, 2022. Infatti oggi sono arrivati da Leopoli, sono stati in viaggio per 3 giorni, non ce la facevo più a sentire tutte quelle sirene, erano perennemente, vivevano, che avevano paura, si dovevano nascondere e quindi ha preso forza, ha preso i figli e sono riusciti ad arrivare qui. Vescovo Ciastelli, vescovo Lei invece viene da... Stella guardo moon, e tinto moon se verde, e chi è tempesta e notte, mara di vento, e la confonde van, e arrugginisce canun, nevero deserto, sa viro vesuvi, mano e mano, in nastro fritto che fa, o viente che bene, o viente che va, mano e mano, sotto la luce e l'azzurro, o viene per sempre, o viene mai più. Caro mignè san conò, che le mignè san conò, lulu balu mignè san conò. Caro mignè san conò, che le mignè san conò, tini balu mignè san conò. Dununya, 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 bekeleni, bekala. Oscura, non può capire la luce, nessuno sa va nato, ognuno è solo. La stella guarda il mondo, e il mondo si muove, e chi è per argento, piace sarà troppo, e la compone in nama, arrugginisce catena. E va lì ci vuoi spavere, e paura la ieri. Con cui è mondo là, belle è il mondo qua, che vuoi che lei le nuoche là. Giancaro è mondo qua, toro è il mondo qua, che le maburile non becche là. E lui mi ritegna fuori che le maturia. Mano e mano, chi da sto fritto che fa, o niente che bene. Niente che fa mano in mano, sotto la luce e l'azzurro, o niente per sempre, o niente mai più. Beccalo, beccalo come l'ulè della, come
Radio CRT. Radio CRT. Working on a dream. Buon pomeriggio amici di CRT Radio, ben trovati qui con me, con Pink. Bene, io oggi ho voluto iniziare così questa puntata perché il nostro cuore è buio, il nostro cuore è spento, perché non è possibile, non è accettabile quello che sta succedendo nel mondo, anche perché i nostri occhi sono un faro aperto su tutto il mondo, e le persone che soffrono, quando le persone soffrono, le nostre orecchie non sono sorde ai dolori del nostro vicino. L'umanità è tutta con l'Ucraina, speriamo che quanto prima si possano risolvere tutte queste problematiche, perché la pace deve essere un diritto di tutti. Nessun popolo può vivere quello che sta vivendo in questo momento, appunto, l'Ucraina. Ho citato l'articolo 11 della Costituzione perché appunto l'Italia ripudia la guerra, ma purtroppo questo significa che non impedisce però azioni militari, nel senso che comunque potrebbe veramente degenerare la situazione. Noi speriamo che migliori, speriamo che tutte quelle mamme, tutti quei bimbi e tutte quelle persone, tutti quei papà, tutte quelle persone anziane, tutte le persone che vittime innocenti di tale bruttura possano quanto prima ritrovare la pace. Questa era una canzone bellissima di Enzo Avitabile, che io la trovo veramente accogliente, la trovo veramente calda. In questo momento tutti abbiamo bisogno di calore, e specialmente le popolazioni che stanno soffrendo. Arrivi forte e chiaro anche da Pink il grido di pace. La voce fuori campo era appunto la voce di una donna che ha portato in salvo i suoi bambini dall'Ucraina in Italia. E diciamo che questa puntata, improntata appunto sulla pace, la voglio dedicare alle istituzioni, alla voglia di mettersi in gioco, alla voglia di provarci a rendere questo posto, questo mondo un po' sicuramente migliore. E tante sono le donne che si mettono in gioco, tante sono le donne che appunto iniziano a vivere parlando da associazionismo, da volontariato, nel sociale, fino ad arrivare alle istituzioni. E infatti oggi intervisteremo anche un giovane sindaco, una donna da poco eletta sindaco in un paese della provincia di Caserta, ma per questo appunto voglio fare un'analisi un po' più completa e capire cosa può fare una donna quando si mette in gioco, e soprattutto a chi ha la volontà, a chi ha la forza, a chi ha la competenza, un forte grido e un invito a farlo. E questo appunto vuole significare questa puntata. E prima di entrare nel vivo appunto della nostra puntata, andiamo in musica con Elodie Andromeda. Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai, cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda, Andromeda. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi
litighiamo alla fine. Mio marito, no. Me ne vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non. Mi dire mon ami, ti prego. Working on a dream. Radio CRT, Working on a dream. Ed eccoci qui rientrati. Bene, io voglio iniziare definendo appunto un concetto molto importante, perché quando parliamo di istituzioni, quando parliamo di persone al governo, di politici, di capi di Stato, noi parliamo assolutamente di grandi, grandissime responsabilità. Bene, il termine responsabilità deriva dal latino responsus, cioè in significato filosofico generale impegnarsi a rispondere a qualcuno o a se stessi delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. Alla responsabilità collegato assolutamente il concetto di responsabilità morale, perché una persona è moralmente responsabile per ciò che ha fatto solo se avrebbe potuto fare altrimenti. Secondo questo principio, la possibilità di fare altrimenti, oltre ad essere requisito fondamentale della libertà, come abbiamo visto, è indispensabile anche per la corretta attribuzione di responsabilità. Quindi bene, quali doti dovrebbe avere un buon politico? Quali caratteristiche dovrebbe avere un buon politico? Da un articolo, mi rifaccio un interessantissimo articolo che ho letto di Alberto Cossu, che è un collaboratore della Fondazione Achille Grandi. Alberto Cossu è un consulente di management internazionale ed analista di geopolitica. Ci dice appunto che le qualità della competenza e dell'onestà sono caratteristiche essenziali, ma non ancora sufficienti per qualificare una classe politica come adeguata ai compiti di governo di una società contemporanea. Un discorso quasi sempre attuale, perché se ne parla sempre, ma in questi giorni molto molto di più, perché appunto tanti capi di Stato, tanti presidenti, tante classi politiche sono impegnate appunto in responsabilità, in decisioni, in momenti veramente duri, che mette a dura prova appunto la loro competenza, ma soprattutto